cosa fa Pony? Non so, Smarty, cosa fa il tuo pony? Aspetta, Babbo Aspetta Babbo Natale. Natale. È stato un bravo pony quest'anno? Sì. Sì. E Bubu? Anche lui aspetta Babbo Natale, Mati? Aspettava Natale. Anche lui è stato un bravo bambino, eh? Sì. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come avrete letto anche dal titolo, questo è un video super speciale. Infatti, sto per filmare una night routine a tema super natalizio. Oggi è la vigilia di Natale, quindi ci prepariamo per domani, che sarà il grande giorno. Come avrete visto anche nella intro del video, mi trovo in cameretta di Matilde e Martina e se vedete lì dietro c'è anche l'alberello di Natale. L'ho spostato di qui così da rendere la cameretta un pochino più a tema, un po' più addobbata, ecco, mentre invece l'albero più grande lo abbiamo in salotto. Abbiamo cenato circa un'ora fa, quindi tra pochissimo inizieremo a prepararci per la nanna. Comunque, essendo una sera un po' speciale, non sarà la classica night routine, non vedo l'ora di farvi vedere tutto. Le protagoniste del video di oggi sono proprio Matilde e Martina, guardate che carine. Oggi abbiamo passato una giornata tranquilla in casa, dunque non hanno degli outfit super particolari, però comunque ci tenevo a farvi vedere qualche dettaglio, ad esempio la fascia di Smarty. È la prima volta che le faccio indossare una fascia di questo tipo e secondo me le sta davvero bene, guardate che carina. E poi ha questa maglietta che adoro, praticamente ha le maniche un pochino abbondanti. Quindi fa un po' effetto camicia pur essendo una normalissima maglietta. Matilde invece sta indossando le sue pantofole con le renne che in questo periodo sono proprio un must. E poi le ho preso questo cerchietto super natalizio con Babbo Natale e il campanellino. È molto molto carino e le va benissimo. Poi qui in cameretta abbiamo messo il tappeto pelosissimo, vero bimbe? Sì, Bello, eh? tappeto con il pelo. Tappeto con il pelo. Invece qui c'è l'alberello di cui vi parlavo prima e che vi ho mostrato anche in un vlogmas settimana scorsa. Ho trovato le pile, se non sapete di cosa io stia parlando, poi andate a vedere il video di settimana scorsa, appunto, e volevo farvelo vedere in azione. Che cosa fa il nostro albero, Matti? Parla Parla e balla. e babbeo. Come avete visto è super carino quando balla e si accendono tutte le lucine. Le bimbe sono sempre incantate quando parte. Purtroppo non ho potuto lasciarvi il suono originale per il copyright, insomma. Però ecco, ve l'ho fatto vedere in azione perché ci tenevo un sacco. Questo albero, come vi dicevo in qualche video fa, è storico. Ha letteralmente più di 20 anni e niente, è stupendo. Fa parte del mio Natale da sempre. Ho visto Babbo. Abbiamo visto l'albero, Mati. Ti piace tanto, eh? Ma c'è Babbo. Ancora. Ancora lo vuoi sentire, Smarty? Sì. Oggi ha già ballato un centinaio di volte, vero? Del resto il Natale è un periodo super speciale, soprattutto per i più piccini. Comunque adesso, prima di iniziare a prepararci per la vera e propria night routine, abbiamo lasciato una cosina da fare, ci sono le ultime due caselline del calendario dell'avvento da aprire insieme a voi. Andiamo a vedere cosa c'è dentro, Matti? Oggi è arrivato finalmente il momento di aprire i Babbo Natale, che sono carinissimi e sono soltanto due, perché sono quelli del 24. Ieri Matti ha trovato la banana, che è carinissima, vero? Nana La banana, e Smarty invece ha trovato Curia l'anguria, anche questa super carina. Pony. Vai Mati, prendiamo la casellina di oggi. Questa qui. Dentro c'è un pacchettino, guarda un po'. Wow, guarda, guarda. Eccolo! Matti, sei impaziente? Aspetta, che lo slacciamo. Apri. Ecco! Tieni. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Ma
cosa vedo, Mati? Oh, bellissima, vero? È una principessa, Mati. Principessa. Bellissima. Facciamo vedere un po', guardate che carina. Arriva, arriva. Toh. Smarty, adesso vediamo cosa trovi tu, Sì. Il tuo Babbo Natale. Sì. Apriamo la tua casellina. Sei pronta? Sì. Apriamo. Apriamo. Guarda. Tua. Tieni. Vediamo, Smarty. Oh, guarda. Guarda che carino, Smarty. È un asparago, forse. Questo si capisce abbastanza. Ma com'è carino, Smarty. Ti piace? Sì. Ed ecco anche le ultime due sorpresine per il calendario dell'avvento di quest'anno. Vi è piaciuto, bimbe? Sì. Bello, Smarty? Sì. E adesso è arrivato il momento di iniziare a prepararci davvero per la nanna. Sono qui con Smarty perché deve fare pipì, vero? Quindi adesso la metto sul vasino. Eccola qui, Smarty. Stai facendo pipì? Sì, pipì. Pipì, come una brava bambina grande. A questo punto Smarty sarà la prima a cui metterò il pigiamino e tra l'altro ci tengo tantissimo a farvelo vedere più nel dettaglio perché è nuovo nuovo e super natalizio, vero Smarty? Che abbiamo un pigiamino natalizio quest'anno? Sì, rosso. Anche un po' rosso, sì. L'ha scelto Smarty, quindi le piace un sacco. Smarty, hai finito? Sì, ho finito. Sei pronta che dobbiamo anche lavarci i dentini? Sì, per Natale. Per andare a fare la nanna, così domani è Natale. Sì. Eccolo qui il nuovo pigiamino della signorina Smarty. Guardate, ditemi se non è super adorabile. Questi sono i pantaloni, lunghi ovviamente, con tutti questi orsetti e questa stampa natalizia molto carina. E questa invece è la magliettina. È fatta così con questo colletto che adoro, poi ha i bottoni rossi e qui c'è sempre l'orsetto del pantalone, insomma, della stampa sulle maniche. Ha sempre il bordino rosso e anche sulle tasche. Insomma, super carino e secondo me super adatto alla stagione. Smarty è qui sul fasciatoio adesso, così le tolgo per bene i pantaloni e anche i calzini. Sta indossando le sue mutandine e la sua magliettina di intimo, sotto a questa che tra pochissimo togliamo. Pronta a mettere il pigiamino? Sì. Abbiamo recuperato anche i pony nel frattempo, così ti fa compagnia, vero Smarty? Sì, compagnia Smarty. Ma che bravo pony. Molto bravo pony. Molto bravo? Sì. Le rimetto questi calzini beige. Ecco. Mettiamo anche l'altro. E poi passiamo subitissimo ai pantaloni del pigiama. Così facciamo vedere come ti stanno bene, signorina. Sì, anche i pony vuole. Anche pony con il pigiama? Sì. Mi sa che i pony non mettono pigiama, Smarty. No. Mi sa proprio di no. Comunque questa è la taglia 12 mesi e le va alla perfezione. Pantaloni. Chiamo i pantaloni? Sì. Eccoli, poi le rimetto le sue pantofoline, queste qui che tengono caldo, sono super carine e super invernali, infatti riesco a sfruttarle soprattutto in questa stagione, sotto hanno gli antiscivolo, fatti proprio a zampetta d'orso. Sarebbe più logico toglierle la fascia prima della magliettina, però penso che la fascia gliela toglierò proprio prima di andare a dormire. Perché altrimenti nel frattempo le vengono tutti i capelli davanti, non mi sembra il caso. No, non voglio. Non vuoi togliere la magliettina? Ah, sì. Sì, la togliamo. Smarty con l'atteggiamento da diva mi mancava. Adesso mettiamo questa. Spostiamo tutti i capelli da un lato, così è più pratico, perché sono così lunghi che altrimenti dovrei legarglieli. Oh, mamma. Che bel pigiama, Smarty! Fatemi sapere se anche a voi Smarty sembra molto più grande vestita così. Diciamo che rispetto alla tutina non c'è neanche paragone, dai. Guardate che carino. Le sta proprio super bene.
Poi il colletto, lo adoro. E adesso è il turno di Mati, eccola qui sul fasciatoio, non vuole togliersi il cerchietto, si è portata anche Bubu. Adesso per prima cosa devo cambiarle il pannolino. Sulla cassettiera ho sistemato anche le altre cosine che mi servono per lei, tra cui calzini, succhietto, quello con Babbo Natale per rimanere in tema, e questo pigiamino che sicuramente avrete già visto in altri video. Forza signorina, togliamo le pantofole. Pantofole! Le rimettiamo dopo, Matti, ma adesso dobbiamo cambiarci, mettere il pigiamino. Pantofole! Slacciamo il body. Ok, qui ho già preparato anche le salviettine. Comodo pane. Pannolino pulito. Pulito. Pulito, Matti. Matilde ha quasi l'età giusta per togliere il pannolino, ma sinceramente non la vedo ancora pronta. Adesso lo mettiamo, quindi penso che aspetteremo ancora un po'. Allora inizio a metterle questi calzini, eccoli. Iniziamo a mettere la tutina, così non le lascio scoperte le gambe. Pantofoline. Pantofole. Le tue pantofole. Adesso dobbiamo togliere il cerchietto, Matti. Dai! Te lo lascio qui che poi lo rimettiamo. Tra l'altro voi da lì non vedete, ma queste magliettine hanno sempre dei bottoni super piccoli e piuttosto difficili da sbottonare, quindi ci metto sempre un sacco di tempo. Matti! Il tuo pigiama! Il tuo pigiama, che bello! Pigiama Matti! Pigiama di Matti, sì! Ma come ti sta bene, Matti, ma ci vedi? Allora. E meno male che non l'ho sbottonata completamente, altrimenti avremmo finito l'anno prossimo. Questo lo rimettiamo per tenere bene indietro i capelli. Eccoci, primo step, ovvero quello del pigiama fatto per entrambe. Mati qui al suo ciuccio, non lo usa spesso, più che altro per dormire o comunque di sera. Momento del lavaggio dei dentini, questo è lo spazzolino di Smarty, mentre invece questo è quello di Mati. A forma di banana, dentifricio alla fragola che utilizzano entrambe, e adesso iniziamo. Ed eccole qui, Martina e Matilde, apparentemente pronte per la nanna. In realtà, visto che è una sera molto speciale, c'è ancora tanto da fare. Abbiamo tutte delle tradizioni natalizie da rispettare. Vero bimbe, che stasera si va a letto un pochino più tardi, bisogna preparare ancora tante cose perché domani è una giornata super speciale. Vi aspetto nel prossimo video con la seconda parte della nostra night routine natalizia. Nel frattempo, se questo video vi è piaciuto, per favore lasciate un bel like, condividetelo e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E noi ci vediamo presto con la seconda parte. Ciao, a presto!